una vita dedicata a coltivare sostenibilità in agricoltura. Sono figlia di agricoltori, nipote di agricoltori, cresciuta tra le braccia di un borgo rurale dell'entroterra siciliana, dove l'azienda agricola di famiglia coltiva ancora gli ulivi che abbiamo ereditato, i campi di grano e gli alberi di frutta fresca e secca. Ho 3 figli professionali. I primi 10 anni li ho dedicati all'empowerment di comunità con la mia associazione Upsiche. Poi nel 2010 è nato l'Istituto per la promozione della dieta mediterranea LIDIMED, riconosciuta patrimonio UNESCO. Ho promosso e valorizzato il cibo come strumento di prevenzione primaria delle principali malattie cardiovascolari, metaboliche, oncologiche e degenerative, attraverso le pubblicazioni editoriali, gli eventi e l'interfaccia con le aggregazioni pubbliche e private del territorio. Un modello alimentare che fa crescere in salute e invecchiare con successo e ancora fa crescere in salute anche l'economia. Nel 2020 nasce il mio terzo figlio, un B&B multisensoriale, Ballarooms Palermo Centro, che racconta gli ecosistemi del territorio, il mare, il grano, il sale e gli agrumi e offre una colazione ricca di sapori, di nutrienti e di salute. L'ultima idea del 2021, seguendo le indicazioni del New Green Deal e del Farm to Fork, recupera il valore ambientale, culturale, agricolo ed economico dei legumi e accompagna la costituzione del primo parco mondiale dello stile di vita mediterraneo. Ospiti con Eatwell del Consolato Italiano a Parigi, abbiamo fatto incontrare e dialogare l'agricoltura, la pesca, la cucina, lo sport, il Mediterraneo, le aziende e le istituzioni. Dobbiamo custodire e proteggere l'eredità dei nostri avi, valorizzarla e rilanciarla come ambasciatori diventando protagonisti del cambiamento. Dobbiamo tornare a investire sulla terra. La mia vita nasce nelle braccia di un mondo rurale, caratterizzato da valori e speranze che oggi, come ambasciatrice di biodiversità, sostenibilità e dieta mediterranea, mi piace rappresentare.